Ma sicuramente è una bella esperienza, una grande partita, ma soprattutto perché veniva dopo due risultati, due sconfitte, quindi diciamo fa doppiamente piacere questa vittoria, ma soprattutto i due gol e la vittoria, perché era fondamentale portare a casa i 3 punti. Adesso il Pisa. Il Pisa, mercoledì un'altra grande partita, speriamo comunque di mantenere l'attenzione giusta e di prepararla per il verso giusto. Senti, adesso che il Teramo ha vinto due partite in casa, ne avrà un'altra in casa contro il Pisa, ma cosa ci vuole per questa squadra per cominciare a fare punti in trasferta? Ma in trasferta non è che comunque mancano solo i punti alla fine, perché le prestazioni ci sono sempre state. A tutto guaio abbiamo preso un grandissimo gol da parte dell'avversario e comunque avevamo avuto le nostre occasioni. E ad Ancona un errore che chiaramente fa parte del gioco e quindi diciamo sono stati quei 2 o 3 punti che ci sono mancati. Però comunque l'atteggiamento è quello giusto, sempre voglia di giocare a palla e di fare grandi prestazioni. Primo gol. Ah sì, no, sono contentissimo per il primo gol, ma soprattutto per questa vittoria che abbiamo portato a casa, perché dopo queste due sconfitte ci voleva proprio, soprattutto anche togliere questi punti di penalizzazione. Senti, ma Moreo con chi si trova meglio in attacco? Beh, diciamo, mi trovo bene con tutti quanti, perché comunque solo da 2-3 settimane che ci lavoro insieme. Però sto vedendo che con Mirko c'è già più Feeling. di feeling, sì. Beh, sotto l'aspetto fisico, sì, possiamo migliorare certamente, però a livello fisico siamo già a buon punto. A livello mentale adesso dobbiamo continuare a fare ottime prestazioni, poi il morale comunque si alzerà e diventerà tutto più facile.